Allora, ti è passata? Cosa credi, che sia una di quelle cose che passa dall'oggi al domani? No, ovviamente. Ma non è la fine del mondo, no? Puoi sempre riprovare l'anno prossimo. Ok, va bene. Ora devo andare al lavoro. Ne riparliamo quando sarai meno nervosa. Contaci. Potrebbe fare un tentativo. Il caffè è pronto. Allora, Nene, pronta per il grande giorno? Ma cosa hai capito? Guarda che oggi decidiamo solo quali canzoni incidere. Tra un po' la nostra Nene sarà sul palco insieme ai Metallica. Non prendermi in giro. Piuttosto preparatevi psicologicamente, tutti e due, perché oggi diamo una bella ripulita a questo porcile. Sbatti! Sì, ok, domenica prossima. Sì, te lo prometto. Sì, lo so che ti avevo detto che l'avresti conosciuta prima della convivenza, ma ti ho detto che è timida. Mamma, dai, non insistere. No, che non si droga. No, non è per quello. Non ho niente da nascondere io. Sì. Sì, ascolta, è tardi, devo aprire il negozio, ok? Ci sentiamo più tardi, va bene, ti chiamo io. Ciao. Ma non gliel'hai ancora detto? Guarda che non c'è niente di sbagliato. Lo so, Vale, però non metterti c'è anche tu adesso, eh. Gabi, allora me la meriti un'uscita per il gol? Alle 10 al parco, mi raccomando. Capo, per la missione di stasera ho chiesto supporto a Gabi. Chi ti ha autorizzato? Non ti serve assistenza per questo intervento. Le iniziative personali non mi piacciono. È una missione che anche un idiota come te può compiere in autonomia. Tutela l'incolumità di Eretica e rientra alla base. Ah, dimenticavo. Il fallimento non è contemplato. E se non fai ciò che ti ho chiesto, come ti ho chiesto, interverrà Leone e prenderà il tuo posto. No, non succederà. Non fallirò. Contatto Gabi e la informo che il suo intervento non è richiesto. Non scomodarti. Falla rientrare alla villa e me ne occuperò personalmente.
Una recluta che si aggrega a missioni nelle quali non è mandata da me paga con la morte, e tu lo sai. Se non la vedi arrivare al parco, puoi immaginare che fine ha fatto. Sì, sì, pronto, Luca. Ti è chiara la missione eretica? Sì, tra mezz'ora al parco di Villa Abbazia. Il mio obiettivo è la Davranche. Quando la vedi, calcia il pollo e preparati al ritorno temporale. Sì, capo. Eseguirò gli ordini alla perfezione. Tra 20 minuti Marcello deve trovarsi al parco di Villa Abbazia. È chiaro? Chiarissimo. Usciremo con Mushmall a fare una passeggiata e ci fermeremo lì. È fondamentale che Marcello ci vada da solo. Marcello, perché resti fuori Mushmall che continua a fare capricci? Ok, sono stanco, ma vado per una passeggiatina con voi due. Io resterei anche a casa perché mi sento qualche limite di febbre. Vorrei riposare per essere operativo domani al lavoro. Come se non ti conoscessi, pigrone. Vabbè, faremo soltanto io e Mushmall a divertirci. Dov'è che andrai te? Qua giù sulla pista ciclabile, non ho voglia di camminare troppo, vale. Marcello, mi vergogno un po' a dirtelo, ma ieri sera quando ho portato fuori Mushmall al parco di Villa Abbazia ho perso il bracciale che mi avevi regalato. Dai, vale, no, ma perché? Perché? Lo sai quanto ci tengo, era un regalo di mio padre. Lo so, Marcello, scusami, ma penso di averlo perso vicino alla prima panchina del parco. Andrei io a prenderlo, ma sono a pezzi, scusa. Sì, sì, ok. Dobbiamo ritrovare l'arma. Hai capito qual è il tuo nuovo obiettivo? Sì. Amelia Doni. Tienila d'occhio con ogni mezzo e cerca di capire se è consapevole degli spazi temporali. Sì, capo. Nel frattempo, occupati anche della mia eretica. E ricorda, nessuna delle due deve sapere che ti ho mandato io. Certo, signore. E fai in modo che Amelia non raggiunga eretica. Capo, Amelia è consapevole degli sbalzi temporali e ha individuato Eretica al parco. È fermamente convinta di volerla trovare e ha degli indizi in merito alla pizzeria. Non riesco a farla desistere. Cosa devo fare? Sei il solito idiota. Per ora secondala, ma al prossimo passo falso ti ammazzo e mando le onde. Sì, mi perdoni, signore, ma c'è un altro problema. Quella sera, sul posto, al parco c'era un altro ragazzo. Devo liberarmene? Quale ragazzo? Che diavolo stai dicendo? Non lo so, era un ragazzo con un cane. Trovalo, idiota, trovalo!
Stefano, sì, sono io. È successo di nuovo. Ora chiamo Irene e le dico di raggiungerci in biblioteca. Ok, a dopo. Sì, padrone, qualcuno sta usando l'anima. E non è né Amelia né quell'idiota biondo. Chi altro c'era al parco? Sì, c'era un altro ragazzo, un tizio che passa la metà del tempo a sistemarsi i capelli e l'altra metà a sbagliare i congiuntivi. Lui giura di aver visto un terzo ragazzo con noi. Eretica. Scova il terzo ragazzo e recupera l'anima. Poi liberati di tutti gli altri. Fai in fretta. Ciao Amelia, sono Irene. Il tecnico del computer ha detto che il suo collega ritornerà domani, per cui ripassiamo e ti teniamo aggiornata. Forse ci siamo. Sì. Va bene, ciao. Ciao. Signore, sono venuti due ragazzi al negozio, cercavano Marcello. Cosa devo fare? Li elimino? E che cosa vuole? Non lo so, ma Marcello si sente stanco, strano, non viene al lavoro. Allora va tutto a meraviglia. I tempi sono maturi. Permetti ai due giovani di incontrare Marcello. Ma non perderlo d'occhio, mai. Ma, signore, io non capisco. Tu non devi capire, devi solo eseguire gli ordini. Ho io il pollo, capo. Ho sotto controllo Amelia, Eretica e il terzo ragazzo. Bravo, apostata. Ora devi fare qualcosa per me. Ok, aspetto altri ordini. Usa il pollo. Usalo per qualsiasi sciocchezza, continua a gettarlo al suolo, anche se ti senti morente o privo di forze, e attendi la reazione degli altri tre. Agli ordini. Sì, signore, sono io. L'anima dei Da Branche è nelle mani di quello Stefano. Penso io, Eretica, non ti preoccupare. L'unica cosa che ti chiedo è di andare a casa e prendere dei sonniferi e metterti a letto e dormire. E quando ti svegli di cominciare a dormire, sino a mio nuovo ordine. Ma no, signore, non capisco. E la missione, l'anima? Fidati di me. Domani farò un bel esperimento sulla pelle della prescelta. E gli omini neri? Quegli idioti ancora cercano il pollo e hanno preso un povero derelitto da fare a pezzettini. Cercava Marcello. Signore, cosa devo fare? Suo figlio sta male. Lo so, Valerio, lo so. Tieni lontana quella ragazza da mio figlio e tienimi aggiornato sulle condizioni di Marcello. Un momento si avvicina sempre di più. Mio Dio, che ti hanno fatto la faccia? Qualche fidanzato geloso delle tue nuove fiamme ha deciso di gonfiarti di botte. Ma no, che c'entra? È tutto il giorno che mi c'è sangue. Tu che ci fai qui? Sono venuta fin qui per dirti che sei un deficiente. Ci eravamo detti di usare il pollo sì e no un paio di volte. Scommetto che per ogni sciocchezza tu hai buttato per terra quello stupido pollo. E a te che ti interessa? Era il mio giorno, o no? Idiota, forse tu non hai ancora capito che quando tu usi il pollo torniamo indietro anche noi e quindi io e Marcello lavoriamo come muli dalla mattina alla sera. Ma non ti guardi, hai un aspetto orribile. Mio Dio, e anche Marcello non sta bene, è tornato a casa prima dal lavoro e Irene di questo passo diventerà pelata in pochi giorni. E che c'entro io? Sono mica un dottore? Ma come fai a non capirlo? Secondo me è tutta colpa di quel pollo. Cosa credi che fare avanti e indietro nel tempo possa farci bene? Chi ce lo dice che non abbia delle controindicazioni? E se fosse così? Tu stai bene? Beh, Stefano, per me è iniziata, siamo tutti in campo. Se tu non stai male, non è colpa del pollo. Se no staremo male tutti, eh? Sono
sono una postera. Aveva ragione lei. Stiamo tutti male tranne Amelia. La mia bambina e i suoi poteri. Bene, ora che abbiamo la conferma, non dobbiamo lasciarcela sfuggire. Ok, capo. Sono venuto a conoscenza che la congrega dei viaggiatori immobili è sulle vostre tracce. Leon sta facendo il possibile per tenerli lontani, ma non può esporsi troppo e ormai sono vicini. Proteggi la mia eretica a ogni costo. Questa notte tienila vicino a te, non perderla di vista. Capo, il ragazzo dei capelli rossi è un marginale bastardo. Che vuoi dire? Gente come il Duca e i suoi sottoposti pagano per far lavori sporchi, tenere l'occhio alle persone importanti. L'anima non può cadere nelle sue mani. Neanche la precetta. E di quel ragazzetto Moro, che mi dici? Mai visto colui. Deve essere nuovo sulla piazza. Voi, che mi dite? Mai visto. Dobbiamo intervenire subito, capo. E non tente a collegiarlo. Metteremo solo a rischio la vita della precetta e l'integrità della sua. Andiamo e liberiamoci di quel bastardo prima di tutto. Ho permesso alla precetta di sicarmi un pollo secondo i suoi ordini. Benissimo. Speriamo che il pezzetto di anima dei Davranche posseduto dalla mia bambina si ricongiunga presto agli altri pezzettini e io mi possa finalmente liberare della ragazza. Non pensi di uccidere la mina, vero? Apposta per non ficcare il naso e non fidarti dell'amore di una Davranche. Vista! Ragazzi, non fate niente, questi ci ammazzano! Stai zitto tu! Ma lei è... Amelia Lavrance, la prescelta. Senti Stefano, decidi in fretta. Se vuoi resta qui e occupati tu di Amelia. La prescelta è in pericolo. Capo, era circondata da eretica apostata, i servitori del Duca. Non l'ammazzeranno, state tranquilli. Sì, è vero. Fino a quando l'anima della Branch non si sarà ricomposta, sarà al sicuro. La metamorfosi è imprevedibile. Per questo l'ho trovata presto. Avrange è un comune francese di 8.738 abitanti, situato nel dipartimento della Manica, nella regione della Bassa Normandia. Il lupo di Avrange, Ugo Goetz, morto il figlio Riccardo senza discendenza. Padre e figlio erano fedeli al conquistatore, guerre varie, titoli nobiliari, ha sottomesso gran parte del Galles. Era così grasso che non riusciva a camminare e aveva una flotta di figli illegittimi e amanti. I due figli regolari sono Riccardo II e Matilda. Si fece monaco ma morì dopo 4 giorni. I figli Riccardo, moglie e figlio illegittimo morirono nel disastro della nave bianca del 1120. Termina così la linea di successione degli Avrange. Ok, chiuso. Come pensavo non c'entrano nulla. Sono al punto di partenza. Aspetta, potrei... Non aveva anche una figlia? Sì, eccola, Matilda.
Secondo una leggenda, venne imprigionata dal padre e dal fratello per essersi innamorata di un gallese durante la guerra di sottomissione del Galles e di aver disonorato il nome degli Avranches restando incinta fuori dal matrimonio. Matilda era però dotata di poteri soprannaturali, tanto da essere ritenuta malvagia e diabolica. Si pensava avesse acquisito questi poteri vendendo parte della sua incredibile bellezza ad una strega del posto. Fu per proteggersi che il padre Ugo si fece monaco, ma inspiegabilmente fu ritrovato morto dopo 4 giorni nella sua cella, sgozzato e ricoperto dalle piume di un pollo. Il fratello si imbarcò sulla nave bianca per non fare la stessa fine, ma mentre la nave stava per entrare al porto, misteriosamente si incagliò. Chi vide l'orribile naufragio dal quale nessuno si salvò vide anche galleggiare a riva una quantità incredibile di piume di pollo. Non un singolo pollo era presente sull'imbarcazione. Matilda fu messa a rogo dalla Santa Inquisizione, ma la tradizione vuole che avesse passato parte dei suoi poteri in un oggetto, una piuma di pollo che tutti potevano usare, ma solo la figlia Amelia poteva adoperare senza subire gravi conseguenze. Di Amelia e del padre nessuno ebbe più notizie. È ovvio che io non sia quella Amelia vissuta nel 1100-1200. Ma le coincidenze iniziano ad essere davvero troppe. Il nome Amelia d'Avranches scompare fino al 1908, quando riappare nella commedia teatrale di Georges Feydeau. È una specie di prostituta dell'Ottocento. Come diavolo è possibile che il testo originale sia conservato nella biblioteca dove lavoro? Amelia ci ha trovati, ha scoperto delle cose. Parla del Medioevo, della sua famiglia, di una congregazione. La tua priorità ora è la prescelta. Dimentica Eretica. Occupati della mia bambina e assecondala. E Marcello? Per ora non occupartene, ma non ucciderlo, può tornarci utile. Duca, Amelia si avvicina alla verità, ma l'anima non si ricongiunge, non so che fare. Non perderla di vista. Occupati di Amelia giorno e notte. Nel frattempo cercherò di riportarla a casa e sbarazzarmi della congrega. E mi raccomando, assecondala. E il ragazzino, Marcello? Cosa faccio, lo ammazzo? Lascialo in vita per ora. Hanno deciso di sbarazzarsi del pollo. Impediscilo. Hanno deciso di bruciare l'anima dei D'Avranches. Lasciali fare. Come può ordinarmi questo? Permetterti di contestare gli ordini. Esegui e stai zitta. Amelia, ho bisogno di parlarti. Vieni a fare 2 passi con me. Ok, va bene. Amelia, abbassa quelle mani. Nessuno ti vuole fare male. Io non mi fido di voi. Avete ucciso un mio amico che non sapeva nulla del pollo. Siete degli incapaci, è così che difendete i D'Avranches. È stato un incidente. Un incidente che non capiterà mai più, perché da adesso le regole le detto io. Datti una calmata, ragazzina, le regole le dettiamo comunque noi qui. Io ho il pollo, e se voi non volete dire addio alla prescelta e al vostro pollo macchina del tempo, allora è meglio che le regole le detti ancora io. Cosa vuoi?
Voglio sapere tutto della mia famiglia e dell'organizzazione. Seguici. Prima voglio vedere il simbolo. Amelia, le cose stanno così. I tre giovani che hai conosciuto non sono di fiducia. Io non mi fido di voi. Avete ucciso Valerio. L'abbiamo ammazzato per proteggerti. Valerio era il custode del figlio del duca e della strega. Io non capisco cosa state dicendo. E vabbè, Matilda, la tua antenata, è stata messa a rogo per volere del duca e della strega. E i tuoi genitori sono stati uccisi da loro. Ma Irene, Stefano, Marcello, cosa c'entrano in tutto questo? Sono custodi. Custodi di cosa? Uno di loro, che noi non abbiamo ancora identificato, è il figlio del duca e della strega. Gli altri due sono solo custodi. Cosa devo fare? Guardarti le spalle. Al resto ci penseremo noi. No, ai miei amici non farete mai, mai nulla di male. Perché a loro ci penserò io. Li annienterò ad uno È pericoloso, Amelia. Lo avete detto voi, sono una d'Avrange. E poi i miei genitori sono morti per questo. Sì, e solo tu puoi scegliere se continuare quello per cui si sono sacrificati. Sono pronta. Affare fatto, ma se l'accordo salta, sai quali sono le conseguenze. Arriva Amelia. Poi succede che il tuo viso ora guarda un po' più in su e ora il vento ti gonfia le ali ed io non ti vedo più. Leggera, leggera, e ogni battito di ali al dolce sapore della libertà. Leggera, leggera, e ogni metro più in alto sembra svelarti la felicità. Che la vita un giorno cambia, per questo adesso io mi sento chiuso in gabbia. E cosa pensi che nel cuore io abbia? Solo un deserto pieno di arida sabbia. E vorrei tanto che almeno tu sappia che punto in alto, in procinto, non mi abbasso respinto. Io qui combatto convinto, la verità io la tingo dal mare che genera rabbia. Sai, un giorno forse capirai che se non superi te stesso in vetta non ci arriverai mai. Guarda te stesso e sei complesso e complesso. Io confesso a me stesso che non fuggirò mai. Dai guai, hai costretto a colpi bassi. Avanzo passi come se lottassi contro me stesso e contro gli altri. Il fatto non mi ha donato un po' che ardassi. Guardare gli altri, solo a battere e ascoltarli. Guarda solo avanti, guarda solo avanti. Sentire gli altri, fanno solo chiacchiere, anche se sono tanti. Resta solo avanti, resta solo avanti, solo avanti, solo avanti. Colpito alle spalle da gente che pare, che ti ama, ti odia, poi